Vai! Signore, dagli esami che abbiamo effettuato, la sua e i suoi sintomi sono molto normali. Non dipendono dai psicofarmaci che assume. E come si spiega allora? Signora, dagli esami che... Contrariamente a quanto possa pensare, lei è solamente incinta. È uno spot. Ma che cazzo sta succedendo? Sì, dobbiamo venire. Vai! Ma come è possibile? Capita una cosa di strana gravidanza. Effettivamente è strano che lei abbia la pancia ancora così piatta. Ad occhio e croce, il bimbo è stato concepito male. Come cazzo è? Devo aprire? Rifatemi la porta. Qui che la posso aprire. Rifatemi l'apertura della porta. Dobbiamo aprire la porta. Pronti? Vai! Signora! 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 Salve, il mio ginocchio! Com'è il mio ginocchio? Signora, che cazzo! Io mi scappa da ridere, perché? Come? Con la prossima del ginocchio? Signora, che cazzo! C'ha un testone, no? Testicolo. Ti hanno fatto bene a cacciarti, maledetto rompicoglioni. Così adesso è mia moglie, non corriamo più a fare cosa. È bella. Così sono 2 mesi, sarebbe in 3. No, signore. Il bambino nascerà molto prima. Sua moglie è l'8 mese. Consideri che se la penetrate intorno a maggio. Ti hanno fatto bene a cacciarti, maledetto rompicoglioni. Vai. Ma com'è possibile? Guardi, scusate. Vai. Ma dove lì? No! Quelli che andranno lì a toccarla. Vai. Ma com'è possibile? È possibile non accorgersi una ragazza. Effettivamente è strano che lei abbia la pancia ancora così piatta. Comunque, vi dico, il bambino dovrebbe essere costituito in trono al maschio. Suo marito non ci sa che suo marito è un deficiente! È un deficiente! Oh, vai. Ricordati di noi. Ricordati che siamo reali. Esci perché non parti, sono da te. Che vuoi dire? Vai. È inutile. Fermo. Aspetta, cazzo. Stavo fottecato una cosa, ti legge. Non ti permetterò di rovinare il momento più bello della mia vita. Troppo semplice, che sono? Aspetta, la cosa non dice sul nome fa. È uno dei... Passa questa cazzo di cosa. Adesso. No, no, è già giusto. E che male. Guarda, la riconosci? È la cartomante.
ascolta. Perché hai avuto dei trascorsi. Ma ho voluto concederti il più sublime dei sublimi, cadrò. Che tu porti sempre con te. Ma tu come fai? Cavallo. No, il bambino è di me! Hai fatto una forgia? Il bambino è di mio! Ti puoi preparare un'ottima tisana. Vai. Guarda. Allora quando il sangue scorca. Mi sembra Fantozzi che non riesce a dire Skyborg, capito? Scanzi pure. Amore, non arrabbiarti, stai calma. Prendiamo questa tisana, poi se non la vuoi, non siamo obbligati. Quando vuoi. Ed invece è vero, il varco era che rimarrebbe lì. Seduta molto interessante e stimolante. Questo vi basta. Questo non va bene. Allora quando il sangue sgorgherà copioso dalla giugulare della vittima, al rintocco del... Maggio il dodicesimo rintocco. Ma cazzo che carroni qua. E che... I tuoi amici fantasmi mi ha consentito di tornare indietro nel tempo. Ok, va bene. Cazzo, terrorizzati. Come l'ha fatto terrorizzato? Che c'è paura? Va così. Chiamo solo. Non lo so fa. Lo si fa. Ma fa. No, per passare i cifri. Vai. Io esisto realmente. E ti sono... Scusa. Buono. Lo faccio. Cugino, quell'altro faccio. Come cavolo faccio? Ok. Non guardare me, guarda di là. Io guardo normale, mo. Vabbè, guardo normale. No, fa che te lo avvicini okay. E poi finiamo. Vai. Penso che stia a partire. No. Vai. Questa notizia è vera. Aspetta, si guarda sa toccare di sé. Ma no, non sei troppo perplesso. No, ma infatti dovresti morire dopo. Dobbiamo morire. Per lasciare il flesso. No, sai che gli altri raccontano di lasciare questa così. Devi dire. Beh, ma forse con giusto con dentro. Ma non viene da ridere! Troppo con dentro. Ma considera questa possibilità. Vai. Ti scazzi che devo vedere lei perché si vede a te poi non mi. Vai. Tutto quello che ho trovato per te corrisponde a realtà. Non ti ho ingannata. Sì, è un demone potentissimo. È uno dei guardiani degli inferi. Ah, è un demone potentissimo. Cazzo! Che bello per i film! Thank you very much. Ciao Italia, Ricorrenza 2, best movie for me.